Questa trasmissione è offerta da Alla scoperta della civiltà contadina, a Bressa dal 10 al 13 novembre. Bottega della Piastrella, mobili bagno, rubinetteria, soluzioni idromassaggio, a Campoformido in via Zorutti 155. Aereco, professionisti ed esperti per il risanamento degli ambienti di lavoro e bonifiche ambientali, a Campoformido in via Zorutti 64. Siamo venuti a Bressa di Campoformido per raccontarvi di un evento unico, molto particolare, la riscoperta della civiltà contadina. È questa la festa che la comunità di Bressa è pronta a mettere in scena nel fine settimana. Si parte già stasera, ma poi gli appuntamenti principali domani, venerdì, poi sabato e domenica. Accanto a me il presidente della Proloco di Bressa, Gabriele D'Agostini, e con lui iniziamo a raccontare l'evento, un evento che è giunto alla sua 14ª edizione, quindi una lunga storia alle spalle, che ha il pregio di far riscoprire il Friuli di una volta, il Friuli di un tempo. Esatto, intanto buongiorno a tutti e grazie di essere venuti nel nostro paese, nella nostra comunità a farci visita. E la nostra manifestazione vuole essere un momento per riscoprire le origini rurali del nostro Friuli, quando la vita era prevalentemente agricola e quindi tutta la popolazione lavorava nei campi e viveva con quello che si poteva ricavare da questa vita. E quindi c'è tutta una serie di esposizioni di arti, di mestieri del tempo e di attrezzature agricole che venivano usate allora, che purtroppo, se non vengono di tanto in tanto rispolverate, vengono lasciate purtroppo nel dimenticatoio, e sarebbe anche un peccato, no? Il clou della festa naturalmente sarà rappresentato dalle corti delle tante famiglie di Bressa che si apriranno per accogliere i turisti, i visitatori, gli appassionati. 5 in particolare e poi naturalmente tanti eventi collaterali. Sì, esatto, abbiamo la fortuna di avere la collaborazione appunto delle famiglie che danno la disponibilità dei loro cortili, e quindi la gente che verrà a visitare i nostri cortili potrà appunto vivere la vita che si viveva nei cortili una volta, no? Anche all'interno delle stalle, all'interno delle corti. Lo scopriremo dunque nel corso di questa puntata, le tante arti, le tradizioni, i lavori di un tempo. A proposito di corti, dobbiamo ricordare che questa tipologia di residenzialità e anche di condivisione qui ha potuto rimanere anche dopo il periodo del terremoto, che è stato uno spartiacque nel nostro Friuli. Qui la zona è stata colpita in maniera molto limitata e quindi le strutture abitative, l'urbanizzazione è rimasta quasi intatta. Esatto. Sì, noi diciamo, abbiamo avuto la fortuna che il terremoto ha colpito questa zona soltanto in maniera marginale, e quindi al di là di qualche piccolo disguido non abbiamo avuto danni, e quindi per fortuna i cortili, le case vecchie, le stalle di una volta sono praticamente rimaste intatte e si sono conservate anche abbastanza bene, laddove non sono state anche magari restaurate o cercate di essere rinnovate, insomma. Per dare anche un'infarinatura, poi ci ritorneremo naturalmente su come si svolgeranno questi 4 giorni di festa qui a Bressa di Campoformido, spazio naturalmente agli antichi mestieri ma anche alla gastronomia, all'arte, alla cultura. Sì, questa è un'altra delle caratteristiche piacevoli della nostra festa, che ogni corte ha la possibilità di avere dei momenti enogastronomici particolari e specifici, cioè in ogni cortile si mangia una cosa diversa, e quindi abbiamo il cortile dove si mangiano le cose tradizionali, si mangia
ancora una volta, faccio un esempio, la broa del Muset o il salam con le civole, no? E dopo abbiamo il cortile che ospita l'enoteca, in cui sarà fatta anche una degustazione di vino, formaggi e miele. E avremo il cortile che è dedicato esclusivamente ai dolci casalinghi e faremo anche la gara della torta casalinga con le signore del paese, comunque tutte le persone che vogliono partecipare. E poi avremo, diciamo, il cortile da scuole, dove c'erano le vecchie scuole, dove abbiamo allestito anche un tendone abbastanza grande e in cui anche lì avremo delle cose particolari come gli gnocchi di zucca, l'acqueste culivergis, le cose friulane, insomma, no? Che si mangiavano in Friuli. Tante prelibatezze dunque, ed ora ci spostiamo a raccontarvi le corti di Bressa pronte per accogliervi nella festa della civiltà contadina. La prima corte che siamo venuti a scoprire qui a Bressa di Campoformido è il Cortile di Selimo e per farcelo raccontare abbiamo il piacere di avere con noi Gianni Bergagna, che è uno storico, uno scrittore qui del paese, e da lui iniziamo appunto a mostrare anche ai nostri telespettatori cosa si può venire ad ammirare in questo museo a cielo aperto della civiltà contadina. Sì, in sostanza si tratta proprio di un museo a cielo aperto, anzi ci preoccupiamo perché data le condizioni dell'immobile bisognerà anche trasferire tutto questo materiale. Comunque, per quanto riguarda quello che vediamo qui, non è di mia proprietà, però fa parte della civiltà dell'epoca, diciamo, e è stata raccolta da Lucio Giuliani, che è il figlio di uno degli eredi del Cortile di Selimo, anche perché per questo bisognerebbe quasi fare una storia per dire come è nato anche il cortile, perché il cortile, questa corte, è stata data in dote ad una donna del cortile di Fanting, vecchio cortile, e questa signora si è sposata con un certo Anselmo, appunto Anselmo Giuliani, il quale, come si dice in friulano, la Vignut Cook, è venuto qui ad abitare, e il cortile ha preso il nome, appunto, Cortile di Selimo, da questo Selimo. Questo Selimo ha avuto tre figli e sono rimasti tutti e tre nel cortile, tutti e tre si sono sposati e tutti hanno avuto dei figli. Il primo ne ha avuto 5-6, il secondo 5 e il terzo 3 o 4. Adesso sono rimasti gli nipoti, in sostanza, di quella che portano avanti questa, appunto, piacevole tradizione di mantenere gli strumenti, gli arnesi del tempo. Abbiamo visto una sezione dedicata appunto alla vecchia latteria e si scorgeva anche da un libretto che si è fermata la raccolta del latte qui al 1970. Sì, sì. Allora, come dappertutto, c'era la cosiddetta latteria sociale turnaria, cioè tutti quelli che facevano parte della latteria erano soci e conferivano il latte. La lavorazione del latte veniva fatta a turno, quando uno raggiungeva la quota sufficiente per avere la cottura, tutto il ricavato del latte quel giorno lì, e il formaggio, burro e tutto quanto era di sua proprietà, pagava la lavorazione però lo portava a casa. Però c'erano anche dei piccoli coltivatori che non ce la facevano ad arrivare alla quota completa, allora si abbinavano e facevano metà. Qui, spostandoci sulla parete, abbiamo anche gli arnesi del fabbro. Anche, c'era anche il fabbro in paese, come del resto quasi tutti i paesi, erano quasi tutti autonomi per quanto riguarda la sopravvivenza, dice, perché c'era il fabbro, c'era il calzolaio, c'era addirittura il farmacista, cioè il farmacista era praticamente un esperto delle malattie degli animali, potrebbe essere un veterinario, però la tecnica usata per gli animali, che era meglio conosciuta di quella degli uomini, veniva applicata, naturalmente per quello che era possibile, agli uomini. Quando c'era una cosa seria, allora si chiamava proprio il dottore. E il dottore veniva qui per le faccende gravi,
naturalmente allora non c'era l'assistenza medica e quindi era un problema per la gente, perché quando chiamava il dottore lo doveva pagare di tasca propria, e se poi doveva andare all'ospedale, peggio che andare di notte, c'era il rischio di mangiarsi casa e campi se la malattia durava a lungo. Poi abbiamo anche gli arnesi, naturalmente, degli allevatori qui a Bressa di Campoformido, tanti campi coltivati, abbiamo il tradizionale Buince, poi altri arnesi della tradizione. Sì, sono il disarador, quello che serve per tracciare i primi solchi per la semina, poi lo so, la falce ovviamente conosciuta dappertutto, quelli sopra sono i liov, dove venivano accoppiati gli animali che tiravano l'aratro e compagnia bella. Le mucche avevano un musar che veniva messo sul muso della mucca perché non si fermasse a mangiare per la strada, perché doveva andare via dritta. E allora avete capito che qui a Bressa di Campoformino, in occasione della festa della civiltà contadina, potrete venire ad arricchire la vostra conoscenza, a ritornare con la mente ai tempi che furono, al Friuli rurale di un tempo, e noi ancora andiamo avanti raccontandovi altre corti, altri cortili di Bressa. Silvano Gallai ci illustra un'altra chicca di questa corte. Questa non è una chicca, questa qui era una necessità di una volta, perché c'era il pozzo e basta, adesso c'è l'acquedotto e questa qui comunque è acqua piovana. Però la struttura, diciamo, è quella storica. È quella storica, molto bella, vero? Ecco, basta. Ci siamo spostati al Curtil dal Crot, un'altra delle isole che qui a Bressa di Campoformido accoglieranno i turisti nel fine settimana per la festa della civiltà contadina. Assieme a Natalino Bertoni raccontiamo qui una volta cosa c'era. Qui una volta eravamo in 7 famiglie e c'erano più bambini, diciamo, che mucche, maiali, che si tenevano maiali, ognuno in famiglia aveva il suo maiale. Qui alle nostre spalle una volta avevamo il fienile, diciamo, si teneva sopra il fienile e qua sotto una parte di fieno con delle pannocchie, perché durante l'inverno si veniva ad aprirle, si toglieva il cartoccio, poi il cartoccio a sua volta veniva messo sotto come letto alle mucche, che la stalla una volta era questo abitato qua, adesso è cambiato tutto, c'è abitazione. Poi laggiù in fondo avevamo, diciamo, dove mettevamo il maiale, anche lui quella volta ci serviva, come tutti all'epoca, serviva per il sostentamento della famiglia. Esatto. Poi qui alla nostra sinistra non era così, era tutto aperto, lì si tenevano una parte di conigli, dall'altra parte dove c'è la casa dietro avevamo un altro pollaio, c'erano tacchini, faraone, galline, tutto per il sostentamento. Quindi un regno degli animali. E con Natalino proviamo anche a raccontare la leggenda che si nasconde dietro il nome del Curtil dai Croz. Allora, abbiamo visto con i libri antichi e poi con i vecchi anziani, il Croz, che era il bisnonno, questo soprannome veniva dato perché lui girava sempre a dorso nudo. Questa era la versione ufficiosa, però l'ufficialità di questa parola non siamo riusciti a rintracciarla. E rimaniamo quindi ancora tra il mito e la leggenda. Venendo invece ai giorni nostri, che cosa preparerete per i visitatori che verranno a trovarvi nel fine settimana? Allora, abbiamo pensato di farlo come gli altri cortili, ma però questo qua è più, diciamo, più alla friulanità. Cioè abbiamo fegato con cipolla, poi abbiamo frices di porcet, le cicciole, diciamo, ecco, le cicciole, poi abbiamo salame con la cipolla, poi abbiamo 3 qualità di fricchi alle erbe, fricchi normale, fricco normale e il fricco con la cipolla. Poi abbiamo salsiccia alla montanara, fagioli alla contadina e in friulano si dice sanganel, in lingua italiana è salsiccia nera,
non mi ricordo. Una specie di salsiccia. Salsiccia nera, esatto, che la gente negli anni precedenti era molto apprezzata e quest'anno l'abbiamo riproposto un'altra volta. Poi abbiamo due qualità di formaggio, quello stagionato e quello fresco, e tutto accompagnato con polenta naturalmente. È ottimo vino. Quello non manca mai. Dunque, i motivi per venire qui a Bressa, in una delle tante corti che si apriranno al pubblico, ci sono tutti. Noi andiamo a raccontarne ancora, tra poco. Abbiamo attraversato la strada e ci siamo spostati al Curtil di Celeste, un'altra delle corti che a Bressa di Campoformino nel fine settimana aprirà le proprie porte in compagnia del presidente Gabriele D'Agostini. Raccontiamo qui cosa potremo venire a degustare. Questo cortile sarà il primo ad aprire venerdì pomeriggio, già venerdì sera alle 7 ci sarà un'interessantissima degustazione di miele, formaggio e vino, con dei mieli selezionati, dei formaggi selezionati, tutto per fare degli abbinamenti interessanti e piacevoli. E la degustazione sarà tenuta dagli esperti, dei produttori, degli apicoltori e da un caseificio e ovviamente anche da certi vitivinicoltori. La degustazione l'abbiamo intitolata Cerce e Mesede e gli abbiamo dato un titolo simpatico che si chiama Mel, Formadi e Vin, Alle il Plaisir del Contadin. E quindi anche per quanto riguarda gli abbinamenti gastronomici si gioca, si scherza, si ritorna al passato, naturalmente rispettando la tradizione, i gusti della tradizione e collaborando con varie associazioni e enti, perché questa è una festa davvero di comunità. Certo, e che viene coinvolte anche le associazioni del paese, le associazioni di volontariato che abbiamo generalmente in tutti i comuni, in tutti i paesi friulani, ma che per il nostro paese, in questa circostanza, viene accresciuto ancora di più, perché ci sono tutte le associazioni che ci danno una mano, perché è una manifestazione molto grande e quindi c'è bisogno di collaborazione di tanta tanta gente. Infatti ricordiamo, sarà chiuso proprio per l'occasione, verranno chiuse tutte le strade, qui a Bressa si potrà transitare in sicurezza, in serenità, visitando le varie corti e ci saranno poi tutti i collaboratori volontari pronti ad accogliere, a dare una mano, a dare indicazioni utili. Esatto, esattamente, ed è questa anche una delle cose più belle, perché in questa manifestazione è praticamente tutto il paese che lavora e collabora, sia per dare una mano nelle corti, nella preparazione della mescita, eccetera, sia poi per l'allestimento, l'abbellimento del paese, perché poi tutto il paese, tutto il borgo verrà preparato dai proprietari che hanno le abitazioni adiacenti alla borgata principale, metteranno fuori tutto quello che di antico hanno loro nelle loro case. E quindi per tutti quelli che vogliono venire a visitare è anche un piacevole vedere il borgo così allestito. Alle nostre spalle l'imponente campanile della Chiesa dell'Immacolata, siamo sul Stradon d'Eglesie, un altro dei luoghi di ritrovo per la festa della civiltà contadina qui a Bressa, e sempre in compagnia del presidente D'Agostini raccontiamo, spieghiamo cosa si potrà venire a visitare qui. Questo è un altro dei punti di ritrovo della nostra manifestazione. Qui avremo la possibilità al termine della messa, la messa è alle 10, al termine della Santa Messa c'è la possibilità di fare la visita guidata alla chiesa parrocchiale, tutte le sue caratteristiche, le sue arti, e la visita guidata al campanile. Si potrà andare su fino alla cella campanaria, grazie anche alla collaborazione del gruppo Alpini di Bressa, che faranno un servizio di assistenza. E dopo sullo stradone avremo gli Scampanutadors, che faranno il loro concerto di campane, sempre al termine della Santa Messa. Avremo un trattore di qualche decennio fa e come punto di degustazione avremo la possibilità di assaggiare le castagne con la ribolla, il vino nuovo, comunemente detto ribolla. No? E naturalmente nella giornata di domenica, come da tradizione, ci sarà anche l'occasione per la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli, e qui sappiamo che l'agricoltura è ancora un asse portante dell'economia locale. Eh sì, nonostante tutto, nonostante i tempi, non ci sono più, non c'è l'agricoltura che si viveva fino a 40 anni fa, 50 anni fa, però nonostante tutto abbiamo la fortuna che l'agricoltura tiene, ci sono comunque delle attività agricole in paese o comunque in comune.
E assieme a Massimiliano Zuliani siamo venuti infine a scoprire il Curtil di Chiasiel, un'altra delle corti qui di Bressa di Campoformino che aprirà le proprie porte nel fine settimana. Innanzitutto partiamo dall'origine del nome. Chiasiel è una delle famiglie storiche di Bressa. Il nome Chiasiel sarebbe una famiglia del ramo degli Zuliani. Qua a Bressa siamo tantissimi Zuliani e Chiasiel è una delle famiglie storiche del paese. È attestata a Bressa sin dal 1400. Tra l'altro alcuni anni fa un nostro compaesano ha fatto un libro, è stato un libro con tutti i cognomi, tutte le origini con l'algebra genealogico del Friuli. Da quel punto si attesta che Zuliani è un cognome residente dal 1200 qua a Bressa e in particolare la famiglia Chiasiel è stata portata avanti negli anni in questi due o tre cortili attigui dal 1400 insomma. Abbiamo visto davvero delle architetture che ben rappresentano la civiltà contadina del Friuli. Qui alla nostra sinistra abbiamo il vecchio fienile e poi qui vi caratterizzate anche per la presenza di una stalla di cavalli. Esatto, negli anni mio nonno e mio padre adesso hanno sempre avuto stalle di mucche, poi di capre e infine di cavalli. E in particolare qua fino a pochi anni fa c'era il fienile, che adesso abbiamo ricollocato un altro utilizzo, ma comunque le architetture sono restate quelle di un tempo, quindi la costruzione tipica friulana con gli archi, potete vedere anche gli archi tipici, le finestre apposte che servono a questo scopo qui, per cui tutto è stato rilocato come un tempo. Anche laggiù mio zio, fratello di mio padre, quindi sempre un altro Chiasiel, che ha riportato alla luce la struttura muraria originaria della casa d'inizio Novecento. Ha rifatto lui su fotografie del tempo la scalinata esterna che conduce ai piani superiori, come era in uso un tempo. L'abbiamo ricordato infatti più volte che venendo a questa manifestazione, oltre che a capirne un po' di più sull'antica storia rurale del Friuli, si può approfondire anche delle conoscenze a livello urbanistico di come venivano realizzate le case, le strutture di questa località. Nelle giornate della festa che cosa preparerete per i visitatori? Allora, senz'altro metteremo in mostra i cavalli e mio padre, che è un abile maniscalco, provvederà a ferrare i cavalli con il fuoco, con tutti gli attrezzi tipici dei fabbri, insomma. E per la gioia dei grandi e soprattutto dei più piccoli che potranno vedere questo mestiere che adesso non si vede più. E inoltre avremo, collegate appunto al mestiere, avremo una mostra di alcuni ferri, di alcune selle e dai comas, che sarebbe lo strumento di lavoro che si usava anticamente nei campi. In generale comunque addobberemo questo cortile con tutti gli strumenti tipici del lavoro di campagna tipico, specialmente dei cavalli, quindi appunto le selle, il fienile con tutti gli strumenti con cui si andava a lavorare con i cavalli nei campi. Là in particolare c'è già esposto uno strumento con cui si levavano le patate, per cui diciamo che in questo cortile si troveranno delle mostre di finimenti per i cavalli e di tutti i lavori con cui si poteva lavorare i campi con i cavalli. Crediamo dunque di avervi mostrato tanti tanti spunti per venire qui a trovare la comunità di Bressa di Campoformino nel fine settimana. Presidente, riassumiamo il programma: stasera si parte, poi venerdì, sabato e domenica, giorni intensi di festa. Giorni intensi di festa in cui si potranno appunto rivivere i momenti della civiltà contadina dei nostri padri, dei nostri nonni, si potrà ammirare gli antichi mestieri, le arti di una volta, camminare lungo il borgo, vedere i cortili, degustare le pietanze che c'erano allora e che ci sono tutt'oggi. Abbiamo infine l'ultimo cortile, che è il Curtil da Scuole, dove c'erano le vecchie scuole che adesso diciamo non vengono più utilizzate a livello scolastico, ma sono utilizzate come sede delle associazioni. Anche lì abbiamo allestito un tendone in cui sarà possibile, un tendone riscaldato, in cui sarà possibile appunto degustare le varie specialità friulane locali, insomma, e del tempo e attuali, ecco. Tra le varie associazioni e gruppi che parteciperanno, vi daranno una mano, ricordiamo anche Chiasa e Cocel di Fagagna e poi naturalmente gli arrotini che arriveranno dalla Varresia. Sì, avremo gli arrotini della Varresia e poi ci sarà anche un'esposizione di fisarmoniche
nella sala in fondo vicino al cortile del Crot dove siamo stati prima. C'è una bellissima mostra curata da Galdino Zuliani che si chiama Dalla Blave alla Polente, in cui si vivrà tutto il percorso dalla semina del grano fino alla raccolta, alla macinatura e alla cottura della polenta. E la domenica poi avremo l'esibizione degli Smascaris di Borsano di Strada e la banda di Doberdo del Lago, la filarmonica di Doberdo del Lago, che è stata vincitrice di numerosi premi anche internazionali a livello bandistico. E quindi insomma un programma molto ricco, ci sarà anche il mercatino lungo la strada principale, un programma molto ricco che secondo me merita veramente di essere visitato e apprezzato. Dunque allora 10, 11, 12 e 13 a Bressa di Campo Formido, la festa della civiltà contadina. Questa trasmissione è stata offerta da Alla scoperta della civiltà contadina a Bressa dal 10 al 13 novembre. Bottega della Piastrella, mobili bagno, rubinetteria, soluzioni idromassaggio a Campo Formido in via Zorutti 155. Aereco, professionisti ed esperti per il risanamento degli ambienti di lavoro e bonifiche ambientali. A Campo Formido in via Zorutti 64.